Questa era Sibari, del tutto diversa Crotone, che anzi era una città molto attiva, per non dire attivistica, una città di atleti, di medici, di pensatori. E proprio dovendo parlare di pensatori, abbiamo invitato il professor Adorno, professore di storia della filosofia antica all'Università di Firenze. E, parlando di Magna Grecia, viene subito in mente il nome di Pitagora. Samo è un'isoletta sulle coste dell'Asia Minore e fa parte di tutto un complesso che poi ha costituito il fondamento della cultura ionica, e Pitagora è nato là, si è formato là, è uscito da Samo già sui 40 anni e quando è arrivato a Crotone ha portato con sé questa cultura particolarmente scientifica, una cultura scientifica che oramai si era venuta formando nelle coste dell'Asia Minore, in Ionia, e che non ha niente a che fare con il mito, anzi tutt'altro, è un'interpretazione scientifica, una tensione al sapere. Si dice anzi che proprio con Pitagora nasca il nome filosofia, intesa proprio come desiderio di sapere e di apprendere per dominare le cose mediante la capacità umana di apprendere, che in greco è manzano, donde matesis, donde ancora la matematica, come capacità di comprendere il tutto nella sua totalità e mediante la capacità a sua volta di tradurre il tutto in termini matematici e geometrici, in modo che l'ordine venga costituito e si possa realizzare su un piano razionale, per cui la ragione e le guise della ragione sono le guise geometriche e matematiche, per un verso. Per l'altro è altrettanto interessante sottolineare che questa cultura che arriva a Crotone e che avrà un'importanza enorme per il futuro di tutta quanta l'Italia meridionale, e l'Italia meridionale e poi più in là anche per Roma, fino a che Cicerone potrà appunto sostenere che la grande cultura anche romana è nata dal pitagorismo e dalla struttura pitagorica, accennando particolarmente alla musica, appunto all'armonia, alla possibilità di risolvere la realtà in armonia e in ordine. Questo è importante anche perché ugualmente, circa nello stesso periodo, un altro grande pensatore di ionico, significa 500, Pitagora all'incirca è nato nel 570-575 e Senofone di Colofone, altra isola ionica, era del 571-565, anche lui fu costretto a emigrare, non peraltro semplicemente perché la pressione del barbaro, dei medi, degli irrazionali veniva fuori e questi furono costretti a uscirne via. Pitagora venne poi a Crotone dopo molti viaggi, forse leggendari, ma certamente li ha fatti. Dall'altro lato Senofane è avvenuto prima in Grecia, dalla Grecia di cui rimase molto deluso, questa Grecia ancora legata alla teologia, questa Grecia ancora che era sottoposta agli dei alti e troneggianti sopra le nuvole, per dirla con John Locke. Bene, verrà appunto, proprio per questo, verrà sostenendo, non signori, la divinità non è un qualcuno, ma la divinità è la ragion d'essere del tutto, to enesti, to pan, l'uno è il tutto, neutri tutti e due, nella sua totalità. Torniamo adesso un po' a Pitagora. Sì, era importante perché Senofane è andato a Siracusa, dove ha incontrato Epicarmo, che è un'altra posizione di una circolazione di idee che viene determinandosi, e di qui poi è passato ad Elea, su cui fiorirà la grande scuola eleata. Pitagora, per quest'altro verso, ho già detto più o meno il significato che viene ad avere Pitagora in questa tensione a risolvere l'uno in un rapporto di quantità e qualità e quindi una possibilità di coordinare di nuovo il tutto, tanto che un suo discepolo, Alcmeone, che poi era un medico, poteva sottolineare che la vita e l'universo ha un suo respiro. La vita è il respiro dell'universo, è laddove l'universo, quando l'uomo muore, muore perché si è interrotto il respiro che riprende nell'unità della vita, per cui vive chi vive. Io sono vivo e quindi in questo senso sono eterno, perché anche quando ho tirato il calzino e sono morto, questa vita riseguiterà in altri, perché appunto l'essenza della realtà è la vita, ed è la vita come
come compensazione dei due termini, dell'indefinito e del definito, dell'aperon e del non aperon, in un rapporto sempre studiato sul piano della natura e quindi anche di qui della matematica. Certo, è un incontro grave che viene ad esserci qui, ed è un incontro dove la vita e tutta la realtà è considerata non privatamente, in greco privato si dice idiotescamente, ma viene considerata come appunto una polis politicamente. Ora, è interessante questo punto qui, che c'è da un lato l'aspetto retorico magico che viene a significare l'educare l'altro non attraverso l'apprendimento ma attraverso l'ascolto della voce, della formula, della massima. Dall'altro lato invece il Pitagora cosiddetto matematico, che è la formazione dei pochi che possono diventare gli uomini di cultura e quindi sotto questo aspetto anche uomini politici, perché non c'è vita culturale che non sia ad un tempo polis e non c'è politica se non c'è cultura e costruzione della propria città. Detto questo, si capisce anche tutte quelle massime strane che noi oggi ci sembrano strane ma che in effetti avevano questo valore retorico. Beh, ne sentiamo qualcuna? Ecco, io direi di sentire qualche massima che mi sembra avrebbero il suo interesse anche ad un pubblico. Astienti dalle fave, non raccogliere ciò che è caduto, non toccare un gallo bianco, non spezzare il pane, non scavalcare le travi, non attizzare il fuoco con il ferro, non addentare una pagnotta intera, non strappare le ghirlande, non sederti su di un boccale, non mangiare il cuore, non camminare sulle strade maestre, non permettere alle rondini di dividersi il tuo tetto, non guardare in uno specchio accanto a un lume. Ecco le sue massime, professore. Grazie molto, e direi questo, che in fondo sono delle massime che ci suonano così oggi strane, ma che in fondo usiamo ancora oggi. Sono massime terapeutiche, magiche, servono a quei più di cui si parlava dianzi, come sarebbe a dire oggi ancora, non so, non passare sotto una scala, non è di più.